Fare esercizio fisico in gravidanza è un'attività molto utile per il benessere della mamma e del feto. In gravidanza avvengono molti cambiamenti da un punto di vista sia fisico che emotivo e fare attività fisica aiuta ad adattarsi a questi cambiamenti. Il tipo e la frequenza degli esercizi fisici dipende ovviamente dallo stato di salute della mamma e va concordata con il proprio ginecologo. I ginecologi della Mangiagalli sono disponibili nel seguirvi in questo percorso di gravidanza che va dal concepimento al parto ed oltre. Gli esercizi che vedremo sono stati validati dai nostri ginecologi e dalle nostre ostetriche. Sono tutti esercizi molto semplici e facili che potete eseguire in autonomia anche a casa e insieme al vostro partner. L'importante durante questi esercizi è che la mamma non senta mai né fatica né faccia eccessivo sforzo, ma insomma che li possa eseguire a sensazione a seconda di come sta, di come si sente. Sono molto utili perché servono a rinforzare il legame che c'è tra la mamma e il feto. Oggi sono qui con una mamma che segue il percorso gravidanza ai Mangiagalli e adesso vedremo degli esercizi utili nel primo trimestre di gravidanza. I primi 3 mesi di gravidanza sono molto delicati e sono molto importanti per il corretto sviluppo del feto. Ora andremo ad eseguire degli esercizi che non richiedono eccessivo sforzo per la mamma, ma sono molto semplici e facili da eseguire. La respirazione profonda durante l'attività fisica e gli esercizi in gravidanza ha una rilevanza inimmaginabile. Infatti la mamma non solo ossigena se stessa, ma anche il feto. Anche la qualità dell'aria è altrettanto importante. Ecco perché se svolgiamo degli esercizi all'aria aperta, immersi in un bel parco, ne avremo dei vantaggi superiori. Nel primo esercizio ci focalizziamo sulla respirazione. La posizione di partenza è arti inferiori, incrociati oppure pianta dei piedi uno contro l'altro a seconda della vostra mobilità. Per la seduta utilizziamo a piacere un cuscino. La mamma deve essere sempre comoda durante l'esecuzione degli esercizi. La schiena abbastanza dritta, mantenendo le curve naturali della colonna e le braccia naturalmente appoggiate sulle ginocchia. Nell'esecuzione dobbiamo semplicemente sollevare le braccia verso l'alto, ma compiendo una grande respirazione, una inspirazione profonda e poi scendere. Mentre inspiriamo, solleviamo bene le spalle, riempiamo bene il torace e chiudo. È consigliato di ripetere questo esercizio almeno 3-5 volte, però sono molto liberi, a piacere. Una variante di questo esercizio è mantenendo una mano sulla pancia e l'altra lateralmente inclino il busto. Stessa cosa dall'altro lato, mentre inclino, inspiro e poi scendo, espiro. Lo scopo di questo esercizio è quello di creare subito un'intimità e un contatto tra la mamma e la vita che sta per nascere. Quindi la posizione di partenza è seduta, ma con le mani che avvolgono e proteggono la pancia. Durante questo esercizio è possibile eseguire delle respirazioni profonde, quindi inspirare ed espirare. È possibile anche socchiudere gli occhi se vogliamo concentrarci maggiormente. Durante la gravidanza non devono mancare esercizi specifici per la tonificazione e l'elasticità della parte centrale del nostro corpo. Questa parte è composta dai muscoli posteriori della schiena, muscoli lombari, e dai muscoli laterali, obliqui esterni dell'addome. Più questa parte è stabile, più riesce a sopperire l'aumento di volume della pancia nel corso dei 9 mesi. Quando la pancia aumenta, la curva che abbiamo a livello lombare, che è una curva fisiologica che abbiamo tutti, per sopperire il peso si aumenta ancora di più, quindi la schiena si inarca. Questo porta ad avere alcuni dolori durante la gravidanza che si possono prevenire utilizzando degli esercizi specifici di stretching. Tutte le azioni della mamma quotidiane, come camminare, sedersi o alzarsi, sono compromesse dai dolori. Attraverso l'attività fisica e questi esercizi specifici riusciamo a prevenirli.
In questo esercizio possiamo vedere come sia semplice e facile eseguire lo stretching per la schiena. La posizione di partenza è seduta con le mani sulle ginocchia appoggiate. Dobbiamo semplicemente eseguire una torsione del busto lateralmente incrociando le braccia. Appoggiamo una mano sul ginocchio e distendiamo l'altro braccio verso dietro. Rimaniamo qualche secondo, torniamo alla posizione centrale e ripetiamo dall'altro lato. I movimenti devono sempre essere lenti e controllati. In questo caso la respirazione è naturale. Eseguiamo dalle 3 alle 5 ripetizioni a piacere. Lo scopo di questo esercizio è sviluppare la mobilità del bacino, che potrà esserci utile durante il parto. La posizione di partenza è stazione eretta, divarico le gambe, piego un pochino le ginocchia e posiziono le mani sui fianchi. Cerco di ruotare il bacino prima in avanti e poi verso dietro. In avanti e verso dietro. Quando inarco indietro, inspiro. E quando sposto il bacino in avanti, espiro. Proviamo a eseguire lo stesso movimento sul lato. Quindi mi preparo bene. Piego bene le ginocchia, avanti e indietro, e indietro. È utile ripetere l'esercizio almeno 5 volte, ma le ripetizioni sono sempre libere. In questo esercizio combiniamo la respirazione alla mobilità della schiena e della colonna. La posizione di partenza è in quadrupedia. Appoggiamo le mani davanti, distanza delle spalle, con le dita bene aperte e bene fisse al pavimento. Dietro le ginocchia, angolo a 90 gradi, con una distanza uguale a quella che c'è nel bacino, nell'asta del bacino. Questa è la posizione neutra. Il primo movimento che facciamo è una inspirazione. Inspiro e intanto gonfio la schiena. E spingo con le braccia verso il basso e poi espiro. È importante anche il movimento della testa associato. Mentre inspiro avvicino il mento allo sterno. Mentre espiro iperestendo il capo. È consigliato eseguire l'esercizio sempre intorno alle 5 ripetizioni. A piacere, potete aumentare a seconda di come state, di come vi sentite. In questo esercizio vediamo la mobilità della schiena associata a una respirazione corretta. L'esercizio che facciamo adesso prevede una posizione stazione eretta, gambe divaricate. Nella partenza devo portare le spalle verso dietro e inspirare profondamente. Mentre lo faccio, inarco un pochino la schiena, cerco di distendere bene i muscoli a livello lombare. Dopodiché porto avanti le spalle, vado a chiudere, espirando, e allungo i muscoli del collo a toccare il mento verso lo sterno. Ripetiamo ancora una volta, vado bene verso indietro, una inspirazione profonda e poi espiro. Anche le ripetizioni di questo esercizio possono essere a piacere. L'importante è sempre controllare la respirazione abbinata. In questo esercizio ci occupiamo dello stretching per la colonna. La posizione di partenza è in ginocchio. L'importante è mantenere le ginocchia distanziate per creare uno spazio per la pancia, quindi sempre molto divaricate tra loro. E la colonna, la schiena dritta o comunque con curve naturali. Devo in questo esercizio allungarmi e scendere con le mani, scendo dove posso, non arrivo mai a toccare con la pancia il pavimento e cerco di allungare bene questi muscoli della schiena e di fare uno stretching. La respirazione è naturale, non è associata al movimento perché è un esercizio di stretching. Rimango 5 secondi e poi risalgo. Quando risalgo è sempre molto lento il movimento, è molto dolce. Lo ripetiamo un'altra volta, scendo piano piano, piano piano, mi allungo bene con le braccia belle dritte, scendo bene con la schiena e poi piano piano, dopo 5 secondi, mi
ritorno in posizione di partenza.